Ciao bestie di Satana. Oggi disegniamo cani, il femminile di cani e cagne, luride cagne, come voi. Probabilmente stavate guardando qualche scherzo falso o qualche zozzata su Pornhub. Cagne è il giusto termine che si addice a quelli come... Fermo, no! Questi occhiali, dal video scorso che indosso questi occhiali, il video di design discutibili, mi rendono una cattiva persona. Ciao carissimi ciuccia grappoli di uva, questo è Electric. Boom! Oggi parliamo di cani. Sì, nel senso che oggi disegniamo cani. Perché? Non lo so. Nel frattempo lanciamo la sigla. Come già detto, oggi disegniamo cani nella sezione un disegno, un minuto, e io direi che inizieremo proprio con lo Yorkshire Terrier, ok? Perché ne vedo un po' troppi ultimamente. Ce ne sono ben due in questo ufficio, ce l'ha anche la Sabri Gramer e Sasha, ce l'ha Giuseppe Vegas, e non è la prima volta quindi che disegno uno Yorkshire, ok? Ok, Jack, quindi io direi bando alle ciance, ciance alle bande. Iniziamo a disegnare questo essere canino. Tra tre, a me il timer... Che pensavo di avere il timer in testa? Ma niente. C'ho il fucking timer in testa io. Ma niente. Ho cambiato anche il suono del timer in uno ancora più fastidioso. Probabilmente è stato Peo cattivo a farlo. Pronti fra 3, 2, 1, via, pip. Faccio uno Yorkshire carino. Faccio uno Yorkshire che c'ha il musetto simpatico e c'ha tipo i baffetti così. E poi c'ha la boccuccia e... C'ha i peletti ovunque perché c'ha i peli lunghi in generale, lo Yorkshire. E poi c'ha dei ciuffi quasi emo. Questi sono gli occhietti simpatici del mio Yorkshire. Ancora un altro ciuffetto bello emo qui, un altro bello occhietto qui. Ciao, sono uno Yorkshire, sono carino e simpatico. C'ho le orecchie un po' matte. È quasi da pipistrello e non sono proprio una cosa bellissima da vedere, a volte dipende quanto sono carino e coccoloso. Carino e coccoloso, ho detto. Yorkshire Edition, bitches. Come la chiamerò questa? Dogs Edition o Cani Edition, per lasciarlo un po' italiano. La ca... mamma mia, ha fatto pian colpo. La Cani Edition, stai calmo. Stai calmo, mamma mia, ho fatto pian colpo. Non bellissimo il primo cane. Yorkshire. Ma dopo lo Yorkshire, quale andiamo a fare? Possiamo andare con un classico cane poliziotto, un bel pastore tedesco che se t'acchiappa te stacca il pipo, hai capito? Partiamo tra 3, 2, 1, beep. Allora, un pastore tedesco che... C'ha il muso bello lungo, non proprio da lupo perché ce l'ha un po' inclinato. C'ha sempre la bocca bella aperta con la linguetta lì fuori, che adesso verrà sicuramente malissimo, ma va bene. Noi la facciamo uguale. C'ha un bel muso, un musotto grande, fa un bel occhietto e poi, mamma mia, già so che verrà malissimo. Mamma mia, questa orecchia, che cacchio sei, un vampiro? E... questa orecchia non sembra per niente un pastore tedesco fino adesso. Non sembra per niente un pastore tedesco fino adesso. Ma ci proviamo. Guarda te che brutto cane che sto a fare. Oh. Worst cane ever. No, loro hanno sempre il sederino un po' più basso del resto. Lo tengono bello basso perché serve per lo scatto in corsa. Capito, questo non lo sapevate. È finito il tempo. Sembra molto più un cane mucca. Pastore tedesco con punto di domanda, perché non gli assomiglia per niente questo. Ma l'importante è provarci. Ma qual è il cane più classico del mondo? Beh, è o Labrador. Il signor Labrador. Signor Labrador, che facciamo subito? Stiamo per iniziare. Tra 3, 2, 1, via. Allora, il signor Labrador che... ha sempre questa espressione molto felice, perché proprio il Labrador deve essere un cane felice, proprio è la razza sua che è una razza felice in genere. Spero, penso. Credo, non lo so, si fa per dire. Ha queste orecchie sempre a triangolo piegate in giù, però aspetta, forse prima di fare gli occhietti. Ok.
Ok, forse questo non viene proprio una merda, forse questo viene relativamente decente, chi lo sa. Sembra che stia venendo relativamente bene, non è malaccio, non roviniamo tutto, ok? E facciamo le zampotte, totalmente storte e ambigue, e vabbè. Storte e ambigue, così ci piacciono le gambe dei cani, hai capito? Una posizione un po' frontale, fammi fare l'altra zampa, anche se fosse una zampa del cavolo, è bella! Calmo! Minchia, dovrei fare un disegno 2 minuti di questo passo per fare dei disegni decenti. Ciao piccolo Labrador, quanto sei brutto! E ora facciamo un bel bulldog, un signor bulldog, un bulldog inglese per essere precisi. Questi se ti acchiappano la mano ti lasciano soltanto il polso, il moncone. Adesso iniziamo tra 3, 2, 1, pap! Oh, parti o no? 3, 2, 1, pop! È partito. Allora, il signor Bulldoggo qua c'ha questo musotto bello schiacciato. Poi c'ha il nasotto. Sopra, altra pelle, sopra il nasotto. Ok, questo potrebbe venire relativamente bene soltanto perché ha dei tratti assai caratteristici. Ma se no, sarebbe venuto uno schifo come il pastore tedesco, che fino adesso, secondo me, è il peggio della serie in assoluto. Ha queste orecchiette un po' piegate. Pip pip pip. Olè. Ci serve un po' più di massa sotto il collo. Un bel po' di potenza dalle zampe. Muscolatura potente. E ci dobbiamo anche muovere perché il tempo, scommetto che sta per finire, adesso mi fa pian colpo. Wow, la potenza del bulldog. Guarda che zampe, guarda che zampa, e la coda, eccola qua. Oddio, calmo. Ti ho fatto una coda tipo orsetto dei cartoni, tipo Winnie the Pooh. Bulldog, il bulldog. Il prossimo è il conosciutissimo cane come uno dei più cattivi, anche se non lo è buono, buono, dipende dal padrone quanto è stronzo. È il Doberman, ok? Questo cane che mi ricorda sempre Batman per queste orecchie alte, che per fargliele tenere alte gli mettono tipo una sorta di fascia fin da quando sono piccoli, così rimangono dritte, non si rompono e si abbassano. E per fortuna non esiste più neanche la mutilazione della coda. In questa foto la coda è stata tagliata, ma mi sembra che ormai sia alquanto illegale tagliare la coda ai cani, perché è un po' da teste di cazzo, ok? Anzi, se tagli la coda a un cane, beh, tu tu sei una lurida cagna. Dovrebbero tagliare a te le palle, dovrebbero stirarti l'ano e tagliare quello, l'intestino, i capezzoli, o magari attaccare i capezzoli a delle pinze, attaccarle alla batteria di una macchina e farti diventare un circuito elettrico per via dei capezzoli. Hai capito, lurida zozza? Sei una lurida cagna maledetta. Basta, peo cattivo, calma, peo cattivo, sta prendendo il sopravvento. Ma io direi che possiamo iniziare con il Doberman fra 3, 2, 1, via. Pip. Oh, parti però, pip. Ok, partito il signor Doberman. Quindi, il signor Doberman ha un muso fiero. Lo possiamo fare bello incazzato il Doberman, secondo me, perché ci sta a fare un cane incazzato ogni tanto. Non che il Doberman sia un cane cattivo in realtà, ma noi pure vogliamo fare qualcosa di cattivo ogni tanto. Quindi ha queste orecchie belle a punta. Manco fosse Batman, porca zozza, ma tanto lo vedi. Questo potrebbe essere il più simpatico dei disegni che ho fatto oggi. Guarda che zampe lunghe che ha. Pip. Facciamo lunghe e fine. Oh mio Dio, sembra una giraffa. Ho fatto un cane giraffa, Cristo. Ciao, sono un cane giraffa e ho le zampe lunghissime e fine. Pip. Mamma mia, sì, è un cane giraffa, signore, scusate, perché il cane giraffa non era. Ok, coda. Calma, calma. Signor Doberman, con 2 N. Questa, tanto per insegnarvi cose, Doberman si scrive con 2 N, lo sapevate? No? Beh, ora lo sapete. Ora andiamo con un simpaticissimo bassotto con il pene oltre misura abbastanza grande. Si può vedere lì sotto che, insomma, è un po' pericoloso quel pene, eh? Lui non guarda in faccia a nessuno, umani, conigli, lui punta tutti e li penetra. Non è vero. Il bassotto che iniziamo a fare da ora. 3, 2, 1, vai. Il signor bassotto, perché io
Cioè, se la foto punta da quella parte, perché io inizio a disegnare verso l'altra parte? Perché sono un po' stronzo, mi potrebbe anche aiutare, al contrario, lavorare seguendo l'andamento della foto, ma invece no. Quando le persone sono un po' stronze come me e si vogliono complicare la vita senza tanto senso, beh, succedono queste cose. Sono un bassottino, c'ho i piedini corti. Cioè, i piedini corti sono carino. E poi c'ho questo corpo lunghissimo e un pene gigante. Quel pene forse lo devo togliere per Instagram, perché... Ecco qua, sono un signor bassottino, c'ho la codina fino a... Pip. Oh, finito. Ho finito anche in tempo, non è ancora suonato l'allarme. Fra... Oh, 10 secondi di avanzo, quindi 10 secondi in cui... ballerò un po'. Eccolo qua. Sì, però devo cancellare questo pene, perché sennò su Instagram con la N mi segnalano per contenuti inappropriati, anche se solo il pene di un cane. Niente di assurdo. Bassotto con il numero 8, perché è più carino. Bassotto, no? Se non l'avete capita, perché siete degli zozzi mangia banane, luridi cagnolini che seguite la massa, che non fate altro che fermo. Devo mettere via questi occhiali. Il prossimo cane è il mio cane, signori. Io ho un cane di questa razza bellissima, ma è un po' stronzo come cane, ok? È una razza un po' stronza, ve lo dico. Questo è il Siberian Husky. Il Siberian Husky combatterà sempre in famiglia per avere la bella corona sulla testa. Lui vuole comandare, ok? Quando leggete libri sui Siberian Husky, cazzate del genere, beh, lì ci sono un mucchio di cazzate nei libri, in generale. Un Siberian Husky, quando è cucciolo, se fa una stupidaggine come mangiare dalla spazzatura e tu lo sgridi, ti guarda dritto negli occhi e piscia lì dov'è. Spesso andrà sul tuo stesso letto, perché sa benissimo dove dormi, ti guarderà negli occhi e piscerà. E tu ci dovrai fare letteralmente a botte, non perché tu sia una brutta persona, ma perché lui vuole essere, vuole sottometterti, e quindi tu lo devi sottomettere, così come farebbe un cane con un altro, ovvero dandogliele di santa ragione. E io con il mio cane ho dovuto letteralmente combattere. Quindi è un tipo di razza che sconsiglio a chi prende per la prima volta un cane e dice: che bello il Siberian Husky, sarà bellissimo, e poi lo abbandona per strada perché è troppo difficile da crescere, da addestrare. Io ci ho dovuto combattere. E adesso un cane discretamente buono. È ancora un po' stronzo, eh? Rimane proprio nel suo sangue la stronzaggine. Ma iniziamo a disegnarlo fra 3, 2, 1, via. Il Siberian Husky non dovrebbe essere un cane troppo difficile da fare, soprattutto per me, visto che lo vedo tutti i giorni, ma non è mai detta l'ultima parola, direi. Perché? Sai com'è? Potrei fare comunque sia le stupidaggini, come fare gli occhi troppo spaziati, come stavo facendo adesso. Inoltre il mio Siberian Husky non ha gli occhi azzurri, ma ce l'ha marroni, perché sì, ce li possono avere anche marroni, non è che è un obbligo per i Siberian Husky averli azzurri. A volte ce li possono avere uno azzurro, uno marrone addirittura. Pensa che roba, ma tu pensa che roba, oh. Pensa te che roba, oh. E la maschera sul viso ovviamente varia da cane a cane. E già è finito il tempo, però no, ormai me lo fai finire il corpo, non me ne frega niente. Minchia, è venuto malissimo, malissimo. Ciao, sono un bruttissimo Siberian Husky. Husky? Ecco come si chiama. Meno male che dicevo, io lo farò bellissimo, il cazzo. Ora disegneremo uno dei cani più simpatici, proprio da vedere, che esistano al mondo. Ed è il Ciocio! Il Ciocio! Non so... Si pronuncia ciao ciao, non lo so, però si scrive letteralmente C-H-O-W, C-H-O-W. Ciao ciao. Ciao ciao, questo è il ciao ciao. Facciamo un bel ciao ciao. Pronti fra 3, 2, 1, via. Sono un signor ciao ciao, e quindi c'ho il musetto carino. E ciao. Lo facciamo innanzitutto bello sorridente, con un po' di linguetta fuori, gli occhietti belli chiusi, e poi tanto pelo ovunque. E dal pelo escono le orecchie, e poi... Sembra quasi una pecora il mio, però vabbè. Un cane pecora! Solo un cane pecora! Qui facciamo le ciampotte. Ecco qua. Questa coda tipo a scoiattolo gigante. Sono un ciocio!
Sono un bellissimo ciao ciao. Un bellissimo ciao ciao. E penso che il tempo stia per finire. Fra 5, 4, 3, 2, 1. Prima che suoni l'allarme, ma è suonato, tac. Un ciao ciao. E questo direi la bellissima tavola per Instagram. E per chiudere questo bellissimo video andremo a vedere qualche disegno fatto da voi. Quelli su cui mi taggate su Instagram, insomma. Qui abbiamo un bellissimo disegno di Vegeta di Vivisangio underscore art. Colori molto saturi, capelli in movimento. Molto bene, Vivisangio. No, Vivisangio. Vivisangio. Tutti questi nomi strani che avete. Abbiamo un bellissimo Goku con i capelli sempre in movimento di don.d.crent underscore. Anche qui colori molto saturi, luce che viene dal basso. Molto interessante don.d.crent. Ti lascio anche un bel mi piace. Per questo lo trovo relativamente interessante il disegno di Matteo Soffio 04, perché nella descrizione dice di averlo inchiostrato a mano e poi colorato in digitale. Mi fa sempre piacere quando qualcuno prova e sperimenta il mondo del disegno digitale. La chiudiamo con il disegno di Fazli Yaedward, se si legge così. Che nomi complicati che scegliete. Potete scegliere dei cacchio di nomi leggibili? Luri di cani che non siete. Ah! Maledizione questi occhiali. Non so neanche come sono finiti sui miei occhi. Beh, il disegno di Fazli Yaedward mostra una streghetta con delle chiappette belle sode. Quindi complimenti per le chiappette, per la mamma e per la mano che ha disegnato queste belle chiappette. Un bel booty, devo dire. Bootylicious. Hashtag Bootylicious. Bootylicious. Ma è così che chiudo questo video e quindi vi saluto. Ricordo a tutti di mostrare un po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su se il video è stato di vostro gradimento. Schiacciatelo o morirete tutti di una morte atroce istantanea. Ricordo che c'è un bel nuovo pulsantone rosso qui sotto con scritto iscriviti se sei nuovo e vuoi vedere altri video di questo bellissimo uomo. Schiaccialo letteralmente prima che ti venga un attacco di diarrea che ti faccia cagare anche l'intestino. E questo era Electric. Bleh!